Volete giocare un leader aggressivo nel TCG di One Piece? Siete appassionati dell'archetipo agro, ma Luffy e Zoro non vi convincono? Quale sarà allora il personaggio che potrà fare al caso vostro? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dall'arrivo di OP02, uno dei leader più gettonati per tutti coloro che hanno fatto del lato rosso un porto sicuro è stato Barba Bianca. Il colosso ha suscitato da subito l'interesse degli appassionati, dapprima per la sua dinamica personale, la vedremo fra poco, e poi per l'arrivo dei supporti che per tutto il secondo set non hanno fatto altro che rendere il possessore del frutto Gura Gura un temibile avversario da combattere. Ma la banned list, promossa pochi mesi fa, ha messo un freno a questo deck, escludendo dai tornei asiatici la Moby Dick, l'unica carta stage dedicata al Barba. Se dapprima è sembrato che attraverso questa esclusione l'era del baffo bianco fosse finita, la pubblicazione di una nuova serie di liste più aggressive tendenti a chiudere l'incontro attraverso assalti più efferati hanno preso vita, spostando il focus del mazzo dal control, che voleva chiudere il match nelle fasi finali dell'incontro, a rush, intento a distruggere tutto ciò che gli si pare innanzi. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone, per noi invece è molto importante, così riusciremo a creare e a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Barba Bianca Rosso, andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader, che alla fine del vostro turno vi farà aggiungere alla mano una carta presente nella pila delle vite. La cosa che si nota a primo sguardo per Barba è che, a differenza di ogni altra carta di questa categoria monocromatica vista fino ad ora, lui possiederà la bellezza di ben 6.000 in termini di forza e ben 6 vite a supporto. È del tutto normale, data anche la particolarità del suo effetto. Passiamo quindi, dopo aver visto l'abilità del leader, a visionare il compartimento che fungerà da prima barriera, che si frapporrà fra chi vi giocherà contro e le vostre vite, grazie al valore più 2.000 di counter che accompagnerà ogni singola carta che ne farà parte. La quadruplice copia di Otama ci darà il benvenuto in questa decklist. L'abitante di Wano, non appena entrerà in campo, andrà a diminuire di ben 2000 punti il valore di forza di un character avversario. Possedendo inoltre 0 in termini di potenza a costo 1, di solito questo personaggio verrà utilizzato al meglio in fase di counter, avendo a disposizione un valore pari a 2000. Altro quartetto vedrà Sanji supportare la fase difensiva. Costo 2 e 3000 punti potenza, il cuoco vi permetterà nel vostro turno, una volta per turno, di aggiungere una carta dalla pila delle vite, andando di seguito ad aumentare di ben 2000 punti la forza del biondino, assegnandogli inoltre due don utilizzati presenti in campo. Di certo il calciatore della ciurma di cappello di paglia sarà interessante per il suo aspetto counter e meno per l'abilità, dato che il più delle volte tenersi cara una vita potrà segnare una linea netta tra la vittoria e la sconfitta. Altre 4 copie per Luffy a costo 3. La supernova potrà ottenere la bellezza di ben 2000 punti nel vostro turno se gli assegnerete due don. Ma come per Sanji, anche il capitano più celebre dell'opera di Oda, la maggior parte delle volte verrà utilizzato per salvaguardare le vite che vi rimarranno, ma in caso volete impiegarlo in battaglia, con i suoi 3000 punti a costo 3 ed innescandone l'effetto, vi ritroverete a minacciare il leader rivale con un character da 7000. Niente male, spetterà a voi decidere. Ed infine, l'ennesimo quartetto di Yozu chiuderà questo compartimento 2000 counter. Il diamante potrà svolgere un doppio ruolo a seconda della situazione che vi ritroverete ad affrontare. In difesa, come già detto, attraverso il suo valore di counter, ed in attacco, grazie alla sua abilità acquisita Rush, che verrà attivata quando gli assegnerete un don e se possiederete due vite o meno a vostra disposizione. E con Barba di certo non sarà caso raro. Più volte questo personaggio mi ha aiutato, oltre che in fase difensiva, anche in quella offensiva, mettendo pressione all'avversario e facilitandomi la manovra di attacco. E a proposito di facilitare le giocate, ci saranno 3 carte all'interno del deck con le loro diverse copie, che andranno rispettivamente a fornire ulteriore supporto in fase di blocco, spaccando cose e andando alla ricerca di elementi essenziali per la vostra strategia di gioco.
Il duo di Marco, oltre all'abilità blocker, vi permetteranno di scartare una carta dalla mano contratto White Bear Pirate per farli tornare in gioco in stato di esaurito se messi KO ed unicamente se possiederete due vite o meno. In più, possedendo un valore di forza pari a 5.000 a costo 4, tornerà sicuramente utile anche in quelle fasi offensive dove sarà necessario dare una piccola spinta in fatto di aggressività. La quadruplice copia di Nami, invece, una volta giocata, vi permetterà di andare a visionare le prime 5 carte della cima del mazzo, rivelandone infine una tra esse contratto Straw Hat Crew, che non sia la stessa Nami, riposizionando le restanti 4 in fondo al mazzo nell'ordine che vorrete. Carta fondamentale che dovrete giocare di sicuro nelle primissime fasi di un incontro, e vi dirò di più. Non è mancata occasione di assegnargli 3 don per minacciare il leader rivale o addirittura per togliere di mezzo character nemici come i Momonosuke, le Makino o le Bonnie. Ed infine, la triplice copia di vista vi permetterà di togliere di mezzo, non appena entrerà in campo, quei character con costo pari a 3.000 o inferiore che potranno rappresentare un ostacolo tra voi e le vite rivali. Costo 3 e 3.000 di forza, lo spadaccino di Barba Bianca potrà di certo bersagliare quei piccoli blocker o entrare in perfetta sinergia con Otama, dato che i character con forza pari a 5.000 grazie a questo duo non saranno più al sicuro. E dopo aver esplorato anche tutto quello che vi servirà per cercare carte, spaccare cose e difendervi durante le varie fasi di un incontro, andiamo a visionare l'artiglieria pesante che seminerà il panico tra le difese nemiche. Altro tris per Atmos, character senza abilità che a costo 4 si presenterà sul campo di battaglia con la bellezza di 6.000 punti potenza. Semplicemente un personaggio che verrà utilizzato o per picchiare forte le difese rivali o magari per essere scartato consentendo a Marco di tornare in gioco. Singola copia per Luffy a costo 4 che come per Atmos possiederà 6.000 in termini di forza. Di certo non sarà incisivo come un Ace o un Luffy a costo 5, ma mantenere un personaggio con queste statistiche in campo di certo creerà non poca pressione durante la vostra fase offensiva. Il binomio di Franky, come già visti Atmos e Luffy, avranno gli stessi valori sia in fatto di costo che di potenza. E proprio come i due character appena menzionati, svolgerà il medesimo ruolo. 4 copie questa volta per i Luffy a costo 5. L'iconico personaggio dello starter non solo possiederà un pericolosissimo rush come abilità, ma segnandogli 2 don ignorerà la presenza di blocker sul terreno rivale quando attaccherà. E scendendo in gioco a costo 5 con un valore di potenza pari a 6.000, innescandone appieno l'effetto, minaccerà il leader avversario con la bellezza di 8.000 punti di forza, pericolosissimo soprattutto nelle fasi finali di un match per decretare la parola fine sull'incontro. Altra quadruplice copia per Kingdew. Anche per il fan di He-Man non ci sarà alcun effetto o abilità a supporto. Sarà un semplice character a costo 5 con 7.000 in termini di potenza. Ok, niente di che a primo sguardo, ma come per Atmos, esso potrà essere utilizzato, lo ripeto, o per picchiare forte le difese rivali, o magari per essere scartato, consentendo a Marco di tornare in gioco. Ace si presenterà in questa lista in triplice copia. Pugno di fuoco, quando verrà giocato, andrà a diminuire di ben 3.000 punti il valore di potenza di 2 personaggi rivali, ottenendo un micidiale rush se il vostro leader possiederà il tratto White Bear Pirates. Ogni volta che l'ho giocato mi ha salvato la partita, semplicemente troppo forte, dato che il doppio effetto di questo character vi potrà o salvaguardare dalle offensive di personaggi rivali già presenti sul terreno, facendoli fuori senza troppe preoccupazioni, o aggiungere aggressività ad una strategia di gioco che sarà già aggressiva di suo. Ed infine le 4 copie di Barba Bianca chiuderanno questo reparto character. Con la bellezza di 10.000 punti di forza a costo 9, quando farà il suo ingresso in campo aumenterà il valore di potenza del vostro leader di ben 2.000 punti, impedendovi di prendere una carta dalla pila delle vite nel turno nel quale verrà giocato.
ed in più assegnandogli due don, quando sferrerà un attacco andrà a distruggere un nemico con valore di potenza pari a 3000 o inferiore. Insomma, un bel 12000 pronto a ridurre in cenere tutto quello che gli si parerà innanzi. Bene, come abbiamo visto, di danni ne farete non pochi, ma se i rinforzi a livello difensivo tarderanno ad arrivare lasciandovi scoperti in fase di counter, a tal proposito ci sarà una sezione dedicata di 4 elementi, tutti rappresentati dalla stessa carta. Il quartetto di Radical Beam aprirà e chiuderà questa sezione Event. Con costo pari ad 1 andrà ad aumentare di ben 2000 punti il valore di forza di un vostro character o leader, aggiungendone altrettanti se possiederete 2 vite o meno. In più l'effetto trigger andrà ad aumentare di soli 1000 punti il valore di forza sempre di un vostro character o leader, ma in questo caso per l'intero arco del turno. Carta davvero importante, soprattutto perché si sposerà benissimo con l'abilità del Barba. Quindi, dopo aver visto l'intera lista, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Calcolate che avrete letteralmente le vite contate e fino a che non giocherete i Barba Character andrete a sottrarvi risorse senza che l'avversario vi rivolga la minima attenzione. Ma non vi preoccupate oltremodo, dato che il valore di 6000 del leader il più delle volte vi farà da scudo naturale. In più avrete una rosa di carte davvero numerosa a vostra disposizione, quindi l'unica cosa che dovrete fare sarà scegliere con quale character picchiare l'avversario nei turni successivi e magari anche farli sopravvivere alle battaglie che verranno. Per la fase offensiva avrete, come detto, una vasta scelta, partendo da Atmos, passando per Luffy a costo 4 e 5, Franky, Kingview, Ace e per l'appunto Barba Bianca, lato character e leader, che ogni turno dovrà obbligatoriamente sferrare un attacco. Per la fase difensiva, nel mazzo saranno presenti la bellezza di soli 2 Marco Blocker e l'effetto del Barba personaggio, che andrà ad innalzare ad 8000 la potenza del leader, ma solo nel turno nel quale lo giocherete. Ma piuttosto che niente, meglio piuttosto. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le Nami saranno fondamentali per velocizzare la ricerca di pezzi che vi torneranno utili per aumentare il tasso di aggressività del deck, e se ad accompagnarle ci saranno anche i Radical e i Marco, tanto di guadagnato. Anche la presenza di uno dei Rush e magari di Barba Bianca character da giocare appena potrete non faranno male. Altrimenti cercate di tenere i più 2000 se tutto ciò non vi capiterà nelle fasi iniziali di un incontro per resistere quanto più potrete alle offensive nemiche. Se sarà così potrete procedere tranquilli, altrimenti mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup invece, questo è uno dei deck meta del momento, ma basterà davvero un passo falso per vedervi perdere rovinosamente l'incontro, soprattutto contro la Marina, nemico giurato di questo mazzo. Per tutti i restanti leader ve la giocherete senza problemi, anche se le dinamiche di Ivankov, che sarà il prossimo della lista, e Kinemon potranno darvi del gran filo da torcere, quindi non sottovalutateli. Per la win condition, qui una delle più frequenti sarà mettere board e spingere in fase offensiva attacco dopo attacco, rivolgendo però sempre un pizzico di attenzione alla difesa. Già, perché il capitano dell'omonima ciurma rappresenterà uno, se non l'unico deck, che dovrà dedicare l'attenzione per vincere anche prestando interesse alle proprie risorse di counter, gestendo bene i don per impedire a chi vi giocherà contro di sferrare quel singolo attacco che potrebbe rivelarsi per voi fatale. Mentre gli event vedranno 4 Radical Beam che andranno la maggior parte delle volte ad aumentare di ben 4000 il valore di forza dei vostri character o leader. Infine, per la fase counter, ci saranno 16 più 2000, vedasi Otama, Sanji, Yozu e Luffy a costo 3, che se utilizzati al meglio vi forniranno quello schermo di protezione che andrà a preservare le vostre vite, già bersagliate dall'effetto di chi giocherete come capitano. Nel mazzo saranno presenti solo 2 blocker, vedasi Marco, 16 personaggi con valore di counter pari a 2000 più, una fase offensiva davvero massiccia, un reparto rush di tutto rispetto, 4 alter ego del leader che una volta entrati in campo faranno tremare il terreno di gioco, altrettanti event che a livello di rapporto costo-beneficio saranno perfetti per sventare gli assalti rivali e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire attraverso match sempre più avvincenti. Prima di concludere, volevo darvi questa dritta fondamentale che mi è stata comunicata a mia volta i primi tempi che ho iniziato a giocare Barba Bianca come leader. Non fatevi prendere dal panico, soprattutto quando vedrete che le vite a vostra disposizione inizieranno a diminuire. Prendete per bene ogni precauzione e utilizzate ogni arma a vostra disposizione, sia difensiva che offensiva, al meglio delle proprie possibilità. In più volevo rendervi partecipi della presenza di un gruppo Telegram messo in piedi da Gigius, dove sarà possibile prenotarsi per eventi online
con premi davvero incredibili, come ad esempio, restando in tema, un Barba Bianca Character SR, versione alternative e molti altri premi. Vi lascerò tutto il necessario, come sempre, in descrizione. Vestendo i panni di Barba Bianca, un terremoto devastante si abbatterà su tutti coloro che cercheranno di ostacolarvi grazie al potere del frutto Gura Gura, e attraverso l'aiuto dei membri della ciurma che faranno parte di questo deck, diverrete ben presto degli inarrestabili aspiranti re dei pirati. E voi sperimenterete di persona la meccanica particolare di questo leader? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.